La situazione continua a migliorare. Oggi nella nostra città sono soltanto, e lo dico tra virgolette ovviamente, 6 i casi di nostri concittadini ancora positivi al Covid-19. Ci sono stati altri 8 guariti. La particolarità che però voglio sottolineare, questo per dire come dobbiamo avere ancora un atteggiamento di prudenza, anche se ormai le nostre strade sono piene di persone, eccetera, ma per dire che il Covid è ancora presente tra di noi, di questi 6 casi positivi, 2 nuovi casi sono del 6 e 7 luglio, quindi 2 contagiati, diciamo così, recentissimi, e che, come dire, è pur nel quadro complessivo di grande miglioramento. L'ho detto già in un'altra circostanza, noi eravamo arrivati al punto di avere più di 700 contagiati positivi registrati nella nostra città, oggi ne abbiamo 6, ma dobbiamo stare ancora attenti, e bene ha fatto il Presidente della Giunta regionale della Campania. Oggi è anche particolarmente difficile farlo con il grande caldo che stiamo avendo in questi giorni, ma mantenere stabile l'utilizzo della mascherina, lavarsi spesso le mani, non indulgere in quei comportamenti che sono tipici nostri, della stretta di mano, dell'abbraccio, perché sono cose che dobbiamo ancora, mi auguro per poco tempo, evitare. L'andamento delle vaccinazioni è positivo, noi abbiamo fatto 44.740 dosi, il 56%, circa 28.398 nostri concittadini, quindi quasi 29.000 nostri concittadini, hanno avuto almeno la prima dose, e quindi, diciamo, se facciamo la differenza tra 28 e 44, i restanti, circa 16.000 nostri concittadini, hanno avuto anche la seconda dose, quindi aumenta il livello di immunizzazione della nostra comunità. Certo, ci sono le preoccupazioni legate alle varianti, certo dobbiamo ancora di più accelerare il meccanismo di completamento della prima vaccinazione, ci sono dei cittadini che non riusciamo a contattare perché non si sono registrati ancora sulla piattaforma, insomma ci sono ancora delle questioni legate anche all'approvvigionamento dei vaccini, Pfizer e Moderna essenzialmente, tuttavia, diciamo, stiamo procedendo e negli ultimi giorni sono molte le seconde dosi che stiamo facendo. Giusto per dare qualche idea ai nostri concittadini, il 5 luglio abbiamo fatto 919 vaccinazioni, il 6 luglio 650, di cui molte sono seconde dosi, l'8 luglio 605, il 7 luglio 882, insomma il ritmo di questi ultimi giorni tra prime e seconde dosi è abbastanza consistente, per cui siamo arrivati al 56%, mi auguro di poter ancora di più accelerare. Ovviamente i nostri concittadini sanno che più alta sarà la percentuale e più rapidamente i cittadini saranno vaccinati, più sicuri saremo.